Io mi trovo con Giorgio Sorrentino, fondatore e capitano di Pochos Napoli, e Benedetto Sicca, autore e regista, direttore del Festival Trame d'Autore per il Teatro Piccolo di Milano. Grazie, grazie per essere qui, tra le altre cose, Benedetto, perché poi insomma tu di strada ne hai fatta e stai continuando a farne. Prima di parlare dei Pochos, riguarda un po' più Giorgio, ecco, teatro, cinema, tu dove ti trovi di più a tuo agio? A teatro sicuramente, sono teatro. Una bestia di teatro senza ombra di dubbio, è la cosa che sono a casa, ecco, quando sono a teatro sono a casa. E tra le altre cose hai anche frequentato una delle accademie più ambite, che è la Silvio D'Amico a Roma. Esatto, sì, ho fatto prima una scuola privata a Roma per un annetto e mezzo e poi ho tentato, era l'ultimo anno in cui potevo tentare perché era il mio limite di età, e ho tentato, sono entrato e quel giorno la mia vita cambiò, mi abbracciai all'armadietto quando lessi. E adesso sei impegnato con i Pochos in un progetto studio che però poi avrà una conseguenza. Facciamo un passo indietro. Pochos, una squadra di calcio fondata da te attraverso un annuncio in una chat gay, sì, ma non per incontri sessuali, ma perché dice incontriamoci per fare una partita di calcio. Sì. E da lì è nato tutto. Sì, tutto nasce tipo 8 anni fa, quando appunto misi questo annuncio. E da 2, 4, poi 10 persone abbiamo iniziato a fare le prime partitelle tra di noi. Dopodiché, dopo un annetto di queste partitelle, ci siamo presentati al grande pubblico, diciamo così, con questa presentazione storica che avvenne il 5 febbraio del 2013. Durante la prima partita, dove insomma... Era quella la presentazione ufficiale? No, la presentazione ufficiale fu al Penguin Caffè, che era un caffè letterario. E da lì poi abbiamo fatto tantissime cose. Oggigiorno organizziamo i nostri tornei nazionali. L'ultimo è stata la Coppa Adelante il 2 febbraio qui al Caravaggio Sporting Village, dove abbiamo coinvolto 12 squadre come Pochos, 12 squadre LGBT che provenienti da tutta Italia. Ecco, un po' lo sport unisce, anche il calcio, che magari può essere visto come un settore, anzi diciamo che avete dato il là anche a tanti calciatori di venire fuori, no? Speriamo, cioè il nostro intento è proprio questo, perché ti faccio un rapido calcolo. In Serie A ci sono 20 squadre, ogni squadra è composta da 30 giocatori, quindi sono 600 giocatori. La media, diciamo, di... Pensavo a quanti soldi. Ah, no, no, ma pure. Però diciamo che su 600 giocatori... La media, diciamo, mondiale vorrebbe che il 5-10% della popolazione... Quindi dovrebbero essercene perlomeno 60. Una sessantina, sì. Ma non voglio dire 10, facciamo 5%. Ci dovrebbero essercene 30. 30. Ma vogliamo fare 1%? 6. Sei di loro. Sei di loro. E invece? E meno uno. E questo è... Ma non è possibile. Non è possibile sta cosa. Senti, perché Pochos? Pochos perché era l'epoca del Pocio Lavezzi. Noi eravamo, cioè forse dal Pocio in poi Napoli ha avuto, diciamo, calcisticamente parlando, quel sapore di calcio un'altra volta dopo Diego, diciamo così, e quindi in onore del Pocio Lavezzi. Poi nasce questo progetto che voi chiamate studio. Ecco, parlatecene, ce ne parla lui perché credo sì, che sia... Ma è uno studio e non un vero e proprio spettacolo, perché fa parte proprio di un processo di studio, no? E di lavoro, in cui a partire da questa vicenda, di questa, quel giorno della presentazione della squadra alla città, in questo bar di cui parlava Giorgio, loro si ritrovano davanti la stampa cittadina, la televisione, eccetera. E quindi sono a un bivio, perché devono parlare della loro esperienza, della loro squadra, ma la maggior parte di loro non aveva affrontato il coming out con la propria mamma e il proprio papà. Il coming out, per chi non fosse adunato, vuol dire a mamma e papà
papà, mamma, papà, sono gay. E questa cosa quindi scatena questo momento che noi chiamiamo la grande notte dei Pochos, in cui loro sono obbligati a fare i conti con loro stessi. E a partire da questo spunto nasce questo lavoro di drammaturgia, costruito insieme al Teatro Sanazzaro, ed è l'occasione sempre mai sufficiente di ringraziare Lara Sansone e Sasa Vanorio. Sì, la saluto, e Francesco Saponaro, che ha diretto questo progetto di cantieri di drammaturgia nella sartoria, quella che era la sartoria del teatro, una stanza piccolina molto bella che è all'ultimo piano. E quindi grazie a questo processo, insieme agli attori che state vedendo scorrere sul LED Wall e che hanno partecipato tra l'altro alla Coppa Adelante, che è il torneo organizzato da Giorgio e dei Pochos a Napoli per tutte le squadre omosessuali, quindi insieme a questi ragazzi abbiamo costruito questo processo che è un processo che è una festa, diciamo che è una grande festa in cui si parla di amore, si parla di queste esperienze di coming out, mescolando in maniera molto libera le vite dei cinque attori con le vite dei Pochos, con le vite di qualunque persona forse del pubblico, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. E infatti l'invito che noi facciamo esplicitamente al pubblico è ogni tanto di noi accendiamo una luce su un microfono che si chiama Elmo e chiediamo al pubblico di andare da Elmo e fare il proprio coming out. Ma siccome non ci interessa che qualcuno vada lì e dica sono gay, non sono gay, perché non è quello il punto, abbiamo utilizzato questo piccolo modello che si chiama Scala Kinsey, che è una cosa che chi è più dentro queste cose è molto, una cosa molto famosa, che sostanzialmente divide i comportamenti sessuali delle persone in una scala da 0 a 6, dove 0 è una persona esclusivamente eterosessuale e 6 è una persona esclusivamente omosessuale. 1, 2, 3, 4 e 5 sono tutte il 3 è teoricamente ammesso che esistano bisessuali. Okay. Penso che il 3 sia molto, una percentuale molto alta. Ma la percentuale molto alta, secondo me, dall'idea che mi sono fatta, è più 2 e 4. E 4. Sì. Quelle sono le più, sì. Però no, al di là di tutto, il messaggio credo sia quello di spronare chi ne ha bisogno a dichiararsi. Si usa molto spesso questa parola, anche un po' brutta, dichiararsi. Effettivamente sì. Però soprattutto dall'altra parte ad accettare la normalità, perché la normalità è questa, così come quella dell'eterosessualità. Insomma, queste etichette dovrebbero anche un po' finire, diciamo, finire, così. Giusto? Sì, certo, ma infatti è questa anche un po' la nostra. Guarda, basterebbe che un campione di Serie A venisse fuori e dicesse io sono così. Certo, perché semplicemente poi questo. Calcio aggregazione, quindi si. E purtroppo infatti abbiamo bisogno. Sì, vai. No, scusa. Vabbè. No, dico che è molto importante questo concetto della squadra, perché l'esperienza bellissima dei Pochos è proprio, così come anche l'esperienza del nostro percorso, è un'esperienza di gruppo, in cui un gruppo si fa famiglia intorno ad altre persone e grazie al sostegno degli altri ci si trova la forza per vivere la propria vita in maniera più serena. E questo è quello che noi cerchiamo di raccontare e cerchiamo di dire al pubblico: trovate intorno a voi le persone che vi rendono meno soli e insieme a queste persone affrontate con bellezza la vostra vita. Ecco. Domani? Domani ore 21, Teatro Sannazzaro, c'è da prenotare, ci sono biglietti? Meglio prenotarsi, sì, il biglietto costa 5 euro, quindi è per tutti. Irrisorio, ma anche solo per andare a vedere il Sannazzaro, voglio dire. È che è un teatro meraviglioso. E per vedere 5 figlioli meravigliosi che le fanno di tutti i colori. Chi sono? Nominiamoli. Francesco Aricò, Dario Orea, Francesco Roccasecca, Edoardo Scarpetta ed Emanuele D'Enrico. Edoardo Scarpetta. Sì, pronipote. Assolutamente. Sì. Quindi domani sera al Teatro Sannazzaro ore 21, prossima partita dei Pochos. Andiamo in trasferta a Roma il 6 aprile per il torneo di Roma. Ecco, in bocca al lupo. Grazie a Giorgio, grazie a voi per essere stati con noi. Pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo a domenica sulla Luna.